Salve a tutti gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo 17° appuntamento di Polis, il primo piano sulla politica a cura di Come Don Chisciotte. Nella puntata di oggi ci concentreremo ad analizzare quello che è il nuovo problema, del 2024, insomma il primo problema del 2024, cioè la questione delle concessioni, soprattutto le concessioni balneari, ma in realtà ovviamente l'intero rapporto tra il diritto italiano, le azioni del governo sul tema e l'applicazione della Bolkestein, come vorrebbe l'Europa e come confermato anche dalla Corte di Giustizia europea e dal Consiglio di Stato. Un tira e molla da parte del governo sulla questione che ovviamente interessa una buona fetta di italiani, cioè tutti coloro che hanno uno stabilimento balneare, quindi quelli che hanno fondato il proprio lavoro e la propria impresa nel corso di questi decenni sulle concessioni. E, tra l'altro, poi, come secondo tema invece di puntata, andremo a dare anche noi l'opinione su quello che è stato l'evento di Acca Larenzia, cercando di estraniarci da quella che è l'interpretazione ideologica e anche, diciamo, mainstream sul tema, cercando invece di dare una nostra interpretazione di quanto accaduto. Prima però, ovviamente, andiamo con le notizie. Io sono Massimo Antonino Cascone e questa è la nostra sigla. Allora partiamo, apriamo la nostra carrellata di notizie, partendo da alcune di quelli che sono i fatti che hanno provocato un forte imbarazzo al governo nei primi giorni del 2024. Prima di tutto il caso del deputato pistolero Pozzollo, ne abbiamo parlato anche nella precedente puntata, la sparatoria di Capodanno in provincia di Biella. Ecco, secondo le testimonianze rilasciate alle forze dell'ordine, pochi dubbi ci sarebbero in merito alla sua colpevolezza. Al momento il deputato è stato querelato dal ragazzo ferito alla gamba, che comunque non è a rischio di vita, sta abbastanza bene, insomma, nulla di grave, ma il deputato è stato querelato ed è attualmente indagato per lesioni, accensioni pericolose di arma da fuoco e omessa custodia. In attesa del proseguo delle indagini che stanno andando avanti, è stato fatto anche un test da parte delle forze dell'ordine per rilevare le tracce di polvere da sparo. Il deputato comunque è stato sospeso dal gruppo di Fratelli d'Italia su decisione dell'ufficio di presidenza del partito. Altro giro, altra ruota, è notizia di qualche giorno fa che il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi è sotto indagine per furto di beni culturali. Secondo il Fatto Quotidiano, che ha dato la notizia, a confermare l'iscrizione nel registro degli indagati è stato il procuratore di Macerata, Narbone. Al momento però né Sgarbi né il suo avvocato hanno confermato l'indiscrezione, parlando invece di diffamazione da parte del giornale. Ciliegina sulla torta, infine, la sfilata di neofascisti ad Acca Larenzia, su cui, come dicevo prima, diremo qualcosa in più nel proseguo di puntata. Voltando pagina e addentrandoci invece nei lavori dell'esecutivo, fumata nera l'8 gennaio per quanto riguarda l'accordo che Palazzo Chigi stava cercando di stringere con il colosso siderurgico indiano Mittal, centrale per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. Mittal, infatti, non ha accettato di assumersi impegni economici, neanche come socio di minoranza, nella partnership pubblico-privato che il governo stava costruendo, rendendo ancora una volta molto incerto il futuro degli stabilimenti e dei lavoratori. In questi giorni, inoltre, sono partiti ufficialmente i lavori della Commissione Giustizia del Senato sul DDL Nordio, centrale per la riforma della giustizia italiana. Il 9 gennaio, in particolare, in Commissione si è raggiunto l'accordo nella maggioranza per la cancellazione del reato di abuso d'ufficio, mentre il giorno successivo si è passati ad analizzare la questione riguardante il divieto di pubblicazione delle intercettazioni anche di terzi, nonché la riforma della disciplina della custodia cautelare in carcere.
Nella stessa giornata, poi rimanendo sui lavori parlamentari, la Camera ha approvato con 195 voti favorevoli, 50 contrari e 55 astenuti l'ottavo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Infine, via libera al piano Mattei, il decreto varato dal governo il 3 novembre è stato trasformato in legge nei primi giorni di gennaio. Sul tema dedicheremo sicuramente una puntata necessaria per analizzare nel dettaglio il contenuto di questo famoso piano Mattei e quindi anche quelle che sono le vere intenzioni del governo e come anche dal punto di vista economico sosterrà queste intenzioni e questo piano. Spostandoci verso le questioni europee, è ormai chiaro che l'ex primo ministro italiano Mario Draghi avrà un ruolo di primo piano nell'Europa post-elezioni 2024. Dopo la sponsorizzazione di Macron per il ruolo di presidente della prossima Commissione europea, di cui abbiamo anche noi accennato qualcosa nelle precedenti puntate, la nuova indiscrezione riguarda la possibilità di far ricoprire all'ex BCE il ruolo di presidente del Consiglio europeo, dopo l'annuncio di Charles Michel di dimettersi anticipatamente dalla carica. Nel frattempo iniziano i primi posizionamenti dei leader italiani in vista delle prossime elezioni. Dopo aver auspicato una destra unita, in Europa, ovviamente, Salvini ha annunciato che non si candiderà al Parlamento europeo, sottolineando però che sarebbe disposto a offrire la candidatura al generale Vannacci. Giorgia Meloni ha fatto invece capire che avrebbe tanta voglia di candidarsi alle elezioni, ma non tanto per il ruolo di europarlamentare, quanto per fare un test nazionale su di sé e il suo partito. Da ultimo, Antonio Tajani ha confermato nuovamente la fedeltà al Partito Popolare Europeo, il PPE, attualmente detentore della maggioranza. Insomma, la prospettiva più probabile è che i leader di maggioranza del governo italiano correranno divisi in Europa. Chiudiamo infine con due brutte notizie e due pessime notizie. La prima è che secondo le stime nel 2024, anno della fine del mercato tutelato e del completo passaggio al mercato libero, una famiglia tipo spenderà minimo 1.750 euro all'anno per forniture di gas e luce, circa 650 euro in più del prezzo più basso ottenibile sul mercato nel 2020, prima della famosa crisi energetica. La seconda invece notizia è che, come riportato dal Sole 24 Ore, a causa della revisione degli obiettivi del PNRR voluta dal governo Meloni, c'è stato uno slittamento di ben 2 anni, dal 2024 al 2026, per quanto riguarda il nuovo piano di ammodernamento tecnologico degli ospedali italiani, che dovranno aspettare appunto fino al 2026 per sfruttare le nuove tecnologie diagnostiche come le TAC, le risonanze magnetiche di ultima generazione, acceleratori lineari, ecografi digitali, tutti quanti ovviamente comprati con i soldi del PNRR. Queste erano le notizie più importanti della settimana, adesso il nostro servizio di puntata. È un anno che non si prospetta affatto facile per Giorgia Meloni, quello appena iniziato. Pronti, via! E il suo governo ha dovuto fare i conti con una serie di figuracce imprevisti in sequenza, che hanno provocato più di un imbarazzo. Dalla sparatoria di Capodanno, per cui è indagato il deputato Pozzollo, sospeso da Fratelli d'Italia, all'accusa mossa a sgarbi di furto di beni culturali, fino alle sfilate dei neofascisti. È davvero scarseggiato quindi il tempo di concentrarsi per la risoluzione dei problemi. La questione delle concessioni balneari del 2024 è la prima a scoppiare e già rischia di alzare un polverone come quello del MES, se non peggiore. I prodromi c'erano tutti, con la procedura di inflazione da tempo avviata dall'Europa e la lente di ingrandimento perenne sulle mosse del governo e il disegno di legge sulla concorrenza adottato dall'Italia qualche giorno fa. Giorgia stava dimostrando anche in questa occasione di voler tenere testa alla Commissione, con la solita strategia del trascinare a lungo i problemi proseguendo a testa bassa. Quello che non aveva previsto, però, era il decentramento decisionale dei comuni, che, nell'incertezza normativa ormai palesatasi, in vista della prossima estate hanno iniziato a procedere in ordine sparso e difforme. Chi aspetta? Chi rinnova le concessioni di un anno? Chi di 10? Chi le liberalizza in pasto al mercato? Di pari passo la situazione è fuori controllo anche dal lato giuridico, con il TAR, il Consiglio di Stato e la Cassazione che continuano a rimpallarsi la questione, mentre l'esecutivo fa orecchie da mercante, rendendo ancora più difficile la programmazione di balneari e istituzioni territoriali. In questo marasma l'ultimatum. Il 16 gennaio è il giorno X per comunicare alla Commissione se la Bolkestein verrà attuata. Pena?
le conseguenze della procedura di infrazione. La trattativa portata avanti dal ministro Fitto per il governo e la commissione è in atto. Dopo patto di stabilità e MES, cosa farà Giorgia? Darà un colpo al cerchio o uno alla botte? Allora, eccoci tornati in studio. Saluto subito i miei ospiti. Buongiorno Umberto Del Noce. Buongiorno. Buongiorno al professor Luca Lanzalago. Buongiorno a tutti. Allora, come dicevo all'inizio e come anche il servizio ovviamente riportava, la questione delle concessioni balneari, questo conflitto tra l'Italia, tra quello che vuole il governo italiano, insomma, anche trascinando per le lunghe la questione quello che vorrebbe l'Europa, è oramai diventata centrale, anche perché nel giro di pochi giorni il governo deve decidere cosa vuole fare con i balneari, cosa deve fare per quanto riguarda l'applicazione della Bolkestein, altrimenti ovviamente la procedura di infrazione che l'Europa aveva avviato inizierà a dare le sue conseguenze. Professore, vengo da lei perché lei poi ha scritto anche un articolo che abbiamo ospitato sulla nostra piattaforma che si chiama Ieri il MES, oggi la Bolkestein, l'ultima spiaggia della sovranità, dove appunto faceva notare come c'è un filo conduttore tra le due questioni, perché rimane sempre una questione di quanto il governo può decidere liberamente rispetto a temi che poi sono fondamentali anche per l'economia nazionale, in questo caso per molte, molte famiglie. Allora, se ci può fare un quadro della questione, come la inquadra, insomma, lei, e quali sono le preoccupazioni maggiori? Sì, cerco di non ripetere pedissequamente quanto già scritto, ma di integrare magari. Ecco, un primo punto che bisogna chiarire è questo, che il rispetto della, o meglio, che le aste non rispondono a un'esigenza di politica del turismo, ma sono semplicemente un inchino, un ossequio a una direttiva, la direttiva Bolkestein, e quindi di fatto un ossequio, un inchino alla invasività dell'Unione Europea, che è arrivata ormai a normare aspetti anche abbastanza comici della nostra vita economica e sociale. E quindi ecco, non c'è nessuna politica del turismo, e chi dice che le aste, mettere all'asta le concessioni, andrebbe a vantaggio dei consumatori sta mentendo, in buona o in cattiva fede, ma sta mentendo, perché mettere all'asta le concessioni non garantisce assolutamente migliori servizi ai cittadini, ai clienti, e anzi può essere a svantaggio dei clienti, come sta dimostrando platealmente la vicenda della liberalizzazione delle tariffe dell'energia. È uscito un dato ieri o l'altro ieri di 700 fornitori complessivi, 700 fornitori, solo due hanno tariffe più basse di quelle del mercato tutelato, di quando il mercato era tutelato. Quindi il rischio è quello, anche nel caso dei balneari, di danneggiare i consumatori e non di migliorare la loro situazione. E resistere alla direttiva Bolkestein ha un alto valore simbolico e un valore altrettanto importante dal punto di vista economico. Dal punto di vista economico e sociale, intorno agli stabilimenti balneari, parliamo di migliaia e migliaia di stabilimenti balneari, ruotano attività imprenditoriali, ruotano famiglie, ruotano consuetudini addirittura generazionali di frequentazione fra i balneari e i clienti che si servono dei loro, che utilizzano i loro servizi, e c'è anche professionalità, perché la gestione di uno stabilimento balneare richiede, è un mestiere che bisogna saper fare, non ci si può improvvisare
gestori, ecco, di uno stabilimento va saputo. Quindi questo è l'aspetto economico. Il rischio è quello di danneggiare seriamente l'economia locale e un settore fondamentale dell'economia nazionale. Quindi dal punto di vista economico la situazione sarebbe francamente drammatica. E, tra l'altro, tutto ciò si basa su delle presunzioni, cioè non circolano valutazioni esatte dal punto di vista economico su quali siano attualmente i profitti degli imprenditori balneari. Se sono uscite ieri la regia vuol mandare il contenuto, sono uscite ieri i canoni delle concessioni a Rimini, quindi una delle più, sono la più importante località turistica italiana. Ecco, come vediamo, le concessioni sono proporzionali allo spazio dell'occupato, dei metri quadrati. Si va da uno stabilimento che paga 106.000 euro all'anno. Queste sono i canoni già scontati del 4,5% dalla recentissima decisione di Salvini, per arrivare a un minimo di 3.225 euro. Ora, la forbice, lo spread è molto significativo, molto ampio, però noi non sappiamo esattamente quanti ombrelloni, quante sdraio vengano utilizzati in queste aree. Per di più, non è che questa è una cosa che non è saputa, non è conosciuta, però non c'è solo l'importo della concessione, che appunto può essere anche significativo, come vedete da queste cifre, ma i balneari pagano anche regolarmente le tasse durante tutto l'anno, quindi lo spostamento, rifiuti, eccetera, e per di più si devono accollare anche le spese del bagnino, cioè hanno l'obbligo di tenere un bagnino per, adesso non mi ricordo se 8-10 ore al giorno, durante tutta la stagione, per assicurare la sicurezza dei bagnanti. E queste spese non vengono detratte, ma vengono sopportate dagli imprenditori balneari. Quindi dal punto di vista economico la questione non regge. Vediamo dal punto di vista invece simbolico, è importante, come dicevo, resistere, boicottare, ostacolare perlomeno governare la questione della direttiva Bolkestein, perché sarebbe una risposta, a mio parere, equiparabile a quella che c'è stata due settimane fa con il MES, con la mancata ratifica della riforma del MES, e cioè dimostrare la capacità politica di opporsi alla invasività dell'Unione Europea. Le risposte che vengono date attualmente sono appunto il governo a parte la decisione di Salvini di ridurre del 4,5% i canoni, che però è una decisione che viene presa annualmente sulla base di una serie di parametri quali l'inflazione, eccetera, quindi non va considerata come una come è stata presentata una misura a favore, no, un regalo ai balneari, però certo è significativo perché è quasi il 5%, ma oltre a questa misura il governo è completamente latitante, non ci sono dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Quello a cui si sta assistendo invece è un importante, significativo protagonismo degli enti locali, dei comuni, che stanno reagendo appunto in ordine, questo è il termine che viene usato dalla stampa, in ordine sparso. Io ho provato, ho tentato di fare una mappatura di queste risposte, non è facile, non è semplice, perché effettivamente ci si trova davanti a una grande eterogeneità. Le risposte sono quelle della proroga, quella più diffusa è quella della proroga,
c'è chi ha voluto anticipare, governare e bandire, procedere all'emissione dei bandi. Ecco, la mia impressione, però ripeto, la mappatura è veramente difficile, perché praticamente ogni giorno escono notizie di comuni che prendono iniziative in campo. L'impressione è questa, che laddove ci sono cooperative, associazioni di balneari forti, consolidate, si tenta di governare il processo, quindi di anticipare anche in un certo senso l'intervento del governo e eventualmente anche dell'Unione Europea, quindi di anticiparlo, di governarlo, laddove c'è questa capacità delle associazioni e delle cooperative, che sono un soggetto importante. Laddove invece la realtà è più frammentata, allora ci sono vengono adottate soluzioni più dilatorie, e quindi la proroga a fine 2024, prender tempo, buy time, come dicono gli inglesi. Io penso che questa risposta, come ultima notazione, che questa risposta dei comuni sia importante per due motivi. Perché primo, indica una cosa, cioè che effettivamente gli stabilimenti balneari e il mondo che ruota intorno agli stabilimenti balneari è una risorsa, è un patrimonio importante per il territorio. Punto uno. Punto due, ecco, mi sembra che questa reazione dei comuni, questo è un tema che abbiamo già trattato in altra puntata, smentisca platealmente quell'immagine d'un'Italia di sonnambuli. No, il rapporto del Censis che dipingeva quest'Italia di sonnambuli, che poi è stata anche ripresa da altri. Ecco, no, non è vero, perché i comuni sono tutt'altro che sonnambuli, si stanno muovendo, però chiaramente in assenza di direttive precise, di indicazioni precise dal governo, ognuno si muove a modo suo, ma si sta muovendo. Quindi ecco, io penso che questa esperienza sia da tenere presente, tener memoria di questa esperienza. Ecco, io aggiungo, si stanno muovendo, e come diceva poi giustamente lei, molti si stanno muovendo verso un rinnovo delle concessioni, quindi dimostrando anche di voler in qualche modo tutelare poi le famiglie e chi ha investito, diciamo, tutta una vita in questa attività, e piuttosto che liberalizzare. E, Umberto, vengo da te per cercare di inquadrare la questione dal punto di vista giuridico, perché questo poi, come dicevamo anche nel servizio, è il nodo centrale. E poi nell'articolo di presentazione di questa puntata metteremo anche una cronologia di tutti, diciamo, gli eventi più importanti dal punto di vista giuridico. La questione dell'applicabilità o meno della Bolkestein dipende dal fatto che, come sappiamo, le concessioni balneari attualmente vengono rinnovate tacitamente, e coloro che già sono concessionari hanno una preferenza rispetto ai nuovi agenti, insomma, che vorrebbero entrare in questo mundo. E questo, secondo l'Europa, ovviamente va a ledere il diritto alla concorrenza, poiché rende praticamente quelli che sono i balneari che detengono le concessioni, l'hanno definita una vera e propria lobby, perché nessuno può, diciamo, spodestarli dalla concessione stessa. E quindi, insomma, l'Europa nel corso degli anni, perché questa è una questione che va avanti da tempo, ha cercato, attraverso la minaccia delle procedure di infrazione, di far evitare all'Italia che queste proroghe avvenissero tacitamente e che ci fosse questa concorrenza sleale tra coloro che già detengono la concessione e i nuovi attori che vorrebbero entrare nel panorama, anche dal punto di vista economico, e investire. Negli ultimi mesi, però, diciamo, la questione se ne è asprita, perché il governo ha provato a far capire, diciamo, ha provato un'altra strada per evitare l'applicazione della Bolkestein, cioè attraverso un conteggio delle spiagge, diciamo, ha detto che non c'è una scarsità di risorse, che è fondamentale invece per l'applicazione della Bolkestein. Ma l'Unione Europea ha respinto quelli che sono stati i conteggi sul chilometraggio delle spiagge italiane, e quindi ha confermato invece che la Bolkestein va applicata, a maggior ragione con il Consiglio di Stato, che in più occasioni ha stabilito che il rinnovo che poi il governo aveva fatto
con l'ultimo DDL concorrenza fino al 2024 era illegittimo, e quindi siamo arrivati al 31 dicembre 2023 in cui le concessioni sono ufficialmente scadute, e poi ci ritroviamo con concessioni scadute, il governo che le aveva prorogate fino al 2024, per tutto il 2024, il Consiglio di Stato che gliel'ha bocciato, e quindi, come diceva il professore, i comuni hanno iniziato ad andare in ordine sparso. C'è quindi un doppio livello di rapporto, il rapporto tra il governo italiano e la giurisdizione italiana col Consiglio di Stato, e il rapporto tra il governo italiano e la volontà, diciamo, europea di applicazione della Bolkestein. È un tema molto complicato da dirimere dal punto di vista giuridico. A questo punto il governo deve necessariamente sottostare a quanto vuole l'Europa e soprattutto il Consiglio di Stato, o c'è ancora margine di manovra, secondo te? Ma allora, dal punto di vista giuridico, l'unico modo per avere un margine di manovra sarebbe una rottura, diciamo, forte con l'interpretazione giuridica, che però è ormai pacifica. Cioè, mi spiego, ormai nella nostra giurisprudenza è pacifico il fatto che il diritto europeo prevale sul diritto interno nei limiti della Costituzione, e che le normative europee che hanno efficacia diretta negli ordinamenti interni devono essere applicate e anche senza bisogno del recepimento da parte dell'ordinamento interno. Questo significa che ormai è pacifico nel nostro appunto ordinamento che i giudici, in caso di conflitto fra normative italiane, nazionali e diritto europeo, debbano applicare il diritto europeo e disapplicare la normativa italiana. Quindi il Consiglio di Stato di fatto ha ribadito questo principio, cioè ha invitato i giudici e decisori politici a disapplicare la normativa italiana in quanto in contrasto con la normativa europea. Quando infatti la Cassazione aveva rimandato al Consiglio di Stato quella decisione di cui si era parlato anche qua nella puntata di Polis, ricordo che io avevo un po' raffreddato l'entusiasmo dicendo che comunque era un rinvio per questioni di natura procedurali e non per questioni di diritto, e che in realtà mi aspettavo che il Consiglio di Stato avrebbe confermato la sua interpretazione. E infatti così è stato, perché se ci atteniamo a un livello formalistico giuridico, non c'è dubbio che il Consiglio di Stato abbia ragione, cioè la direttiva europea è chiara e quindi la normativa italiana è in contrasto e quindi prevale la normativa europea. Il problema è stato accettare la Bolkestein nel 2006 o farlo senza far presente e portare le istanze degli interessi dell'economia italiana, e quindi per esempio prevedere degli ambiti di esclusione, di attenuazione, e quindi il fatto di accettarla così tout court. Non c'è dubbio che l'Unione Europea abbia un'impostazione di tipo liberista e quindi porti avanti un disegno non segreto di liberalizzazioni generali dei servizi. E quindi il punto è stato accettare questo. Quindi, dal punto di vista giuridico, non è che ci sono molte scappatoie. Infatti, il governo sembra saperlo. Dal momento che per adesso l'unica difesa è stata quella del calcolo delle coste, no? Un calcolo che la Commissione europea ha bocciato, in quanto in questo calcolo sono state inserite anche chilometri costieri in cui è impossibile fare concessioni balneari, però appunto l'unica scappatoia è stata quella di provare a giocare sull'articolo della Bolkestein, che in pratica prevede la non applicabilità della stessa se le risorse non sono scarse, appunto. E
Quindi, diciamo, le uniche due soluzioni dal punto di vista giuridico, secondo me, sarebbero anche condivisibili, ma drastiche, per cui escludo che vengano prese in considerazione. Una è ridiscutere il principio, perché è puramente giurisprudenziale, secondo cui il diritto europeo debba prevalere su quello italiano, perché non era così all'inizio, è stata un'evoluzione giurisprudenziale che ha richiesto decenni perché si affermasse questo principio. E o ridiscutere il fatto se è legittimo o no una diciamo, cessione così profonda di sovranità in temi economici, perché queste cessioni sembrerebbero escluse dalla nostra Costituzione, laddove la sovranità, all'articolo 1, viene affidata al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, e l'articolo 11 della Costituzione non prevede cessione di sovranità, ma solo limitazioni e soltanto verso quegli ordinamenti internazionali che servono a garantire la pace internazionale, cosa diciamo pacifica anche perché l'articolo 11 è l'articolo in cui la Costituzione sostiene che l'Italia ripudia la guerra. Quindi è evidente che la cessione di sovranità non è possibile, ma che la limitazione è possibile soltanto per il fine della pace internazionale, per cui il punto da discutere, secondo me, fondamentale è se è legittima una cessione totale di sovranità in campo economico e soprattutto anche alla luce del fatto che l'Unione Europea è una democrazia imperfetta, perché il potere legislativo non è esclusivo del Parlamento europeo, che è l'unico organo democraticamente eletto, ma anzi l'iniziativa legislativa è appannaggio della Commissione europea, che è un organismo non eletto e che ha comunque un grosso peso nel processo legislativo. Quindi ci si chiede se è legittimo che la sovranità italiana venga totalmente ceduta a un organismo a democrazia imperfetta da questo punto di vista. Ecco, quindi questi sono gli elementi, secondo me, giuridicamente rilevanti, che non dubito che vengano messi in discussione, per cui stando così le cose non ci sono scappatoie giuridiche. L'unica appunto elemento che vedo, che insomma che si estrae così da alcune dichiarazioni, è uno, sicuramente verranno limitate le spiagge libere, perché l'unico modo che hanno probabilmente è quello di fare concessioni anche su quelle che oggi sono spiagge libere, in modo tale da effettivamente aumentare il numero di coste e quindi, diciamo, di nuovo provare a cavalcare questa possibilità, e quella di in qualche modo far pagare un avviamento ai nuovi concessionari nei confronti dei vecchi per compensarli di eventuali investimenti che hanno fatto diciamo, confidando nelle proroghe tacite. E tutto questo, secondo me, anche sottolineando che sicuramente è un momento in cui la Commissione europea non avrà, diciamo, così una grandissima voglia di venire incontro all'Italia. Soprattutto dopo che l'Italia non ha ratificato le modifiche al MES, e quindi c'è da aspettarsi che insomma il dialogo fra governo italiano e Commissione europea non si apra nei migliori dei modi, e che probabilmente non verrà caratterizzato insomma, da concessioni da parte dell'Unione europea, ecco. Ecco, giustamente un dialogo che si inasprisce visto le posizioni che ha tenuto il governo anche sul patto di stabilità, alla fine l'ha tirata per le lunghe, quindi è chiaro che Giorgia Meloni ha giocato a lungo col fuoco e adesso ne sta pagando le conseguenze. Dicevamo, la strategia del tirarla per le lunghe non ha aiutato, certo le è servita a giocare per tutto il tempo su più tavoli, quindi sia al patto di stabilità, non al MES, però è chiaro che adesso la questione delle concessioni ha riacceso insomma lo scontro e come dicevi tu, forse la conseguenza più grave di tutto ciò
potrebbe essere poi sui consumatori finali, cioè sugli utenti, perché si andrà a toccare poi tutto quello che è il patrimonio di spiagge libere, dove le persone ovviamente possono recarsi senza dover spendere soldi nei confronti degli stabilimenti balneari, e quindi poi si va a limitare sempre di più quello che dovrebbe essere un diritto di tutti gli utenti, cioè di usufruire delle coste del proprio territorio. Ovviamente noi probabilmente ci ritroveremo a parlare di questa questione anche nella prossima puntata, perché come dicevo all'inizio, nei prossimi giorni il governo italiano dovrà prendere una decisione sull'applicazione o meno della Bolkestein, altrimenti la procedura di infrazione insomma farà vedere le sue conseguenze, inizierà a portare delle conseguenze. Passiamo adesso al professore, prego, la vedo scalpitante. Domanda semplicissima. Queste conseguenze, perché è chiaro che la strada del andare avanti e lasciare che prosegua la procedura di infrazione è una possibilità, ecco. Le conseguenze quali sarebbero? Che fanno? Cioè ci invadono? No, sul serio, è solo pecuniaria. Pecuniaria. Perché io mi ricordo che la prima legge di bilancio, quando c'era il governo Lega 5 Stelle, ministro era Tria che andava a negoziare, e Alberto Bagnai fece un calcoletto e disse: signori, state attenti, perché quello che noi pagheremmo con l'infrazione, allora si trattava dello sforamento del famoso 3%, quello che noi pagheremmo con l'inflazione è una percentuale bassista rispetto a quello che noi guadagniamo sforando col bilancio. Quindi la procedura di infrazione potrebbe essere quella, una soluzione valida, cioè economicamente, è un'ipotesi, è valida economicamente, ma soprattutto politicamente, perché per la seconda volta si rimetterebbe in discussione la meta sovranità dell'Unione Europea. Sì, secondo me, questo è un calcolo che sicuramente dovranno fare. Il problema è che il rischio è vero, è quello di un ginepraio, un caos di situazioni disomogenee, di comuni che seguono strade diverse, sicuramente tantissimi ricorsi con i giudici davanti a un caos interpretativo, in cui prudenzialmente disapplicheranno allora la normativa italiana e quindi si ricadrà nel problema, perché comunque i giudici avrebbero ragione, diciamo, a disapplicare la normativa italiana, per cui in questo senso si creerebbe soltanto un'area grigia, in cui poi una specie di far west, in cui ogni comune seguirebbe una via diversa, pioverebbero decine di ricorsi che già ci sono, quindi insomma diventa una situazione in cui, diciamo, il governo non prende posizione e poi ognuno fa naviga a vista e fa quello che ritiene, ecco. Quindi diciamo più quello il rischio, secondo me, più interno, diciamo, che non nei rapporti con l'Unione Europea, sì, che poi in effetti diventa un calcolo economico su costi e benefici. Il governo si può vendicare nei confronti della magistratura inondandoli di ricorsi. Bene, sicuramente ne continueremo a parlare, a maggior ragione se poi il governo dovesse mantenere, diciamo, il muro contro muro, e quindi ci toccherà poi analizzare le conseguenze positive e negative, come dicevamo. E per quanto riguarda il secondo argomento di puntata, visto che comunque è un evento di cui si è parlato molto, diciamo, ci faceva piacere anche a noi dare un'interpretazione diversa da quella che magari il mainstream ha fatto, che ovviamente ha polarizzato il discorso. Le opposizioni sono insorte, parlando di un ritorno del fascismo, ovviamente con un governo di destra
guidato da Giorgia Meloni, è facile, insomma, che i titoloni di giornale vadano in questa direzione. Allora, io direi, prima di tutto, per capire di cosa stiamo parlando, cioè dell'evento di H. Larenzia, chiedo a Giulio di mandare in onda il primo contenuto, il video. Camerata Ugo Venturini. Presente! Camerata Giancarlo Esposti. Presente! Camerata Carlo Falvella. Presente! Allora, ecco, come vedete, questa qui era una ricostruzione di quelli che erano gli anni passati, i video dell'H. Larenzia di questi ultimi giorni, insomma, sono stati fatti vedere abbondantemente nelle televisioni, ma ci faceva piacere insomma, mostrarvi come l'evento è qualcosa che si è ripetuto nel corso degli anni, eppure soltanto appunto in questi giorni sembra scoppiato il caso. Un caso che comunque ovviamente riguarda da vicino il governo attuale, un governo che sappiamo essere di destra, se per qualcuno addirittura di estrema destra, e quindi questo ha destato forse maggiori preoccupazioni da parte di una fetta di popolazione. E, tra l'altro, voglio dire, questa questione di H. Larenzia si inserisce in un momento storico per il governo non sicuramente facile, perché come possiamo vedere dal prossimo contenuto che chiedo a Giulio di mandare, sono tanti gli eventi che stanno destabilizzando il governo, sia dall'esterno, e quindi in questo caso parlavamo di H. Larenzia, sia invece per quanto riguarda l'interno, cioè nei rapporti con la giustizia. All'inizio abbiamo detto Sgarbi indagato, Pozzolo indagato, la Santanchè, ne abbiamo parlato qualche mese fa, indagata anche lei per bancarotta, insomma Delmastro, Montaruli, Foti, sono varie le persone che in questo momento, insomma, nonostante un ruolo primario all'interno di questa maggioranza, all'interno del governo, hanno visto incrinarsi i loro rapporti con la giustizia. E da ultimo questa situazione imbarazzante poi di H. Larenzia, che ha dato un altro scossone alla stabilità del governo. Professore, dal punto di vista politico e sociologico, secondo lei questi fatti di H. Larenzia come vanno letti? Sì, cerchiamo, accolgo l'invito, cerchiamo di dare una lettura un minimo distaccata di questi eventi. Io partirei dalla considerazione del grande rilievo mediatico che è stato dato all'evento e la domanda è come mai questo rilievo mediatico. Allora, sicuramente è emerso che questa celebrazione, a prescindere dal giudizio che si vuol dare, io non voglio evitare di esorbitanti manifestazioni e ditti di antifascismo, che a prescindere da quel giudizio, però è un evento, una celebrazione che si è ripetuta per parecchi anni di seguito, quindi una consuetudine, ma solo quest'anno ha suscitato tutto questo clamore. E siccome lo sappiamo che nessuna costante può spiegare una variabile, evidentemente non è in sé la celebrazione che è stata, che costituisce il problema, né le dimensioni della manifestazione, perché nessuno ha detto che erano di più i partecipanti, né atti di violenza precedenti o seguenti la celebrazione. Non ci sono stati disordini, non ci sono stati scontri, non ci sono stati manifestazioni contro questa celebrazione. Era molto più pericolosi i tifosi di calcio del derby Lazio-Roma rispetto. Quindi
non è un problema di dimensioni né di atti violenti connessi a questa celebrazione. Qual è l'elemento? Ecco, io propongo una chiave di lettura che è questa, e cioè che l'opposizione, il PD, il Movimento 5 Stelle, non hanno ancora metabolizzato il fatto che la destra ha vinto le elezioni, non ha ancora metabolizzato il fatto che, usiamo una terminologia più da storico, che i vinti di ieri sono diventati vincitori di oggi. Cioè, a volte io quando sento parlare Elly Schlein, quando sento parlare anche all'interno del PD chi ha posizioni più critiche, penso a Bersani, io ho l'impressione che questi signori pensino che il 25 settembre 2022 sia stato un incidente di percorso. Ops, no, mi è cascata per terra. Ops, hanno vinto le elezioni. Quindi c'è stata questa, da parte della sinistra, questa enorme rimozione della presenza all'interno della società e del sistema politico italiano di una fetta significativa di quelli che lo storico, anzi andiamo con ordine, prima i due politologi Leonardo Morlino e Marco Tarchi hanno chiamato gli insoddisfatti della Costituzione, e poi successivamente lo storico Giovanni Orsina più recentemente ha chiamato gli anti-antifascisti. Che cosa, chi sono questi strani esseri? Sono semplicemente persone che non condividevano silenziosamente, questo è il fatto, silenziosamente il mito, o meglio, accettare l'antifascismo come mito fondativo della Repubblica. Allora, questa fetta di popolazione che è stata tenuta nelle fogne, ricordo lo slogan, no, fascisti carogne tornate nelle fogne, ricordo il periodico diretto proprio da Marco Tarchi, La voce della fogna. Marco Tarchi è un collega politologo, nonché una delle menti più lucide della destra sociale italiana. Ecco, questa fetta di popolazione di scontenti della Costituzione è uscita dalle fogne. E questo PD non vuole prenderne atto, quindi H. Larenzia è diventata la rappresentazione iconica di questo, no? di questa rivelazione. Si sono resi conto, è quello che è un atto che, ripeto, dal punto di vista dell'ordine pubblico non ha creato problemi. Sì, adesso Piantedosi sta procedendo all'identificazione, eccetera, va bene, però questa manifestazione è diventata emblematica, iconica, e ha risvegliato come una secchiata d'acqua ghiacciata in faccia all'opposizione, che ha dovuto prendere atto di qualcosa che ha rimosso prima per decenni e poi recentemente, ripeto, non c'è stata, uno psicanalista direbbe che non c'è stata l'elaborazione della sconfitta elettorale del 25 settembre. Io spiego in questo modo questa reazione abbastanza sorprendente, ecco, di tanto clamore per qualcosa che si svolgeva regolarmente e ogni anno. Casomai il problema è un altro, è questo: questi signori che si trovavano ad H. Larenzia sono o meno pericolosi, punto di domanda, cioè per l'ordine pubblico, per l'ordine democratico, o invece non lo sono, perché fino all'anno scorso non lo erano, lo sono diventati di colpo. Ecco, allora casomai il problema è quello, piuttosto che la stigmatizzazione di una manifestazione che, ripeto, poi soggettivamente io definisco discutibile, ma un conto sono i giudizi soggettivi, un conto invece un giudizio più distaccato, e dato la mestiere che faccio anche in via tentativa di più scientifico.
Professore, la ringrazio. Sarebbero importanti interpretazioni come la sua. Invece abbiamo visto che il sistema tende sempre ad estremizzare i conflitti e poi le opposizioni, in più di un'occasione hanno dimostrato di aver bisogno di alcune, situazioni appunto da estremizzare per poter, definire la loro esistenza, visto che a livello politico, tanto il PD che il Movimento 5 Stelle durante quest'ultimo anno, a parte la questione del salario minimo, hanno prodotto ben poco e quindi giustamente cavalcano l'onda di questi eventi che però, lei ricordava, accadono da tanti anni. Umberto, giro anche a te la domanda che faceva il professore, nel senso possiamo pensare a questi gruppi come gruppi pericolosi? Noi, ricordo qualche mese fa, abbiamo trattato più o meno la questione allo stesso modo quando si parlava degli anarchici di Torino sul caso Cospito, quindi è chiaro che ci sono dei gruppi che durante dei momenti particolari, durante dei momenti di tensione, escono fuori, diciamo, e ci tocca poi commentarli un po' perché il mainstream lo richiede, un po' perché è anche giusto poi dare un'interpretazione un po' più scientifica e strutturale come quella del professore. E prima però di rispondermi, io ti voglio far vedere l'ultimo contenuto di puntata che Giulio adesso ci mostrerà, perché poi potremmo anche ipotizzare che la pericolosità dei gruppi più reazionari dipende anche da delle condizioni di vita sfavorevoli da un certo punto di vista. È chiaro che in questa occasione concreta, quella di Acca Larenzia, si parlava di una questione soprattutto ideologica, però è vero anche che quando le condizioni di vita peggiorano, le fasce più deboli della popolazione potrebbero diventare reazionarie nei confronti poi dello status quo. E vediamo che nel 2024 sicuramente il costo della vita aumenterà e parliamo di un'Italia sempre più povera e quindi sempre più portata all'estremismo. Ecco, allora secondo te possiamo aspettarci a causa di questo mix di fattori dei tumulti importanti nei prossimi anni? Secondo me, sicuramente il disagio sociale e l'aumento della povertà porta e porterà o porterebbe, insomma, l'inasprirsi di tensioni sociali. Però, secondo me, seppur è inquietante vedere quei filmati che abbiamo visto prima, di quelle braccia tese, sinceramente non credo che il fascismo sia un pericolo, che ci sia un autentico pericolo di ritorno del fascismo. E mi spiego. Secondo me il fascismo non è un movimento vivo, è più che altro un movimento non morto, perché in realtà, innanzitutto, secondo me, non è neanche esattamente corretto definirlo fascismo, e mi spiego. Quello che tradizionalmente viene chiamato, i fascismi, che vengono chiamati fascismi, in realtà sono due, nazismo e fascismo, sono due fenomeni molto diversi, perché mentre il nazismo fondava la sua ideologia sul conservatorismo, cioè le origini pure perdute, il fascismo è un movimento progressista, per cui tutto proiettato nel futuro, la velocità, l'industrializzazione, l'avvenire, infatti il futurismo, che è poi il movimento artistico di quel periodo, è tutto giocato sulla velocità, la modernità, quindi agli opposti. Quello che li accomuna però e che ha comunque decretato politicamente il loro successo è il fatto di aver cavalcato un elemento dello spirito del tempo, che era l'inizio della società di massa. E fascismo e nazismo hanno dato forma a questa massa con il richiamo al popolo, il folk tedesco, il popolo fascista, in quella che all'epoca loro consideravano una rivoluzione contro l'Europa liberale, finanziaria, no? La Seconda Guerra Mondiale è stato uno scontro fra finanza e capitale industriale. Il fascismo, l'ascesa di fascismo e nazismo è stato possibile grazie all'appoggio del capitale industriale. E quindi io non credo che oggi quello che è considerato fascismo, che però in realtà è più simile al nazismo, perché di nuovo ritorna a
rimpiangere un passato e queste celebrazioni che richiamano alle origini del loro movimento non cavalca più lo spirito del tempo, ma è appunto un non morto, una sorta di fantasma della vestigia del passato. Non credo che possa incarnare in qualche modo un'idea condivisa. Mi spaventa di più il fascismo liberista, che è più pericoloso, che lo vediamo erodere spazi di democrazia quotidianamente. Oggi il capitale finanziario sta perdendo a sua volta di fronte vincitore della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver dominato per tutti questi anni, sta cedendo di fronte a un capitale, diciamo, digitale, digitalizzato, che sì, sembra avere in odio i processi democratici, le discussioni, le opinioni contrarie. E quindi credo che il vero pericolo oggi per gli spazi democratici sia lì e non sia in un gruppo di persone che in qualche modo, seppur altamente censurabili, si rincontrano a rimpiangere un passato idealizzato, perduto. Ecco. Quindi, ecco, io temo di più i fascismi, moderni travestiti da ideologie liberali. E credo che sia anche l'interpretazione più giusta, nel senso che al di là di tutto i problemi concreti attuali che noi analizziamo di settimana in settimana portano proprio a questa interpretazione, cioè viviamo in un sistema che ci schiaccia, ci limita, limita noi i nostri diritti ed è chiaramente molto più pericoloso del ricordo di un passato che, come giustamente dicevi tu, non è ancora del tutto morto nel cuore, forse nella testa di qualcuno, ma che in realtà poi concretamente non ha più alcun effetto vero nelle nostre vite. Anche perché non esiste più il popolo in realtà, cioè il problema è anche che al contrario la nuova forma di potere si esercita su individui che sono sempre più atomizzati e con algoritmi, no, che si vestono dei dati degli utenti e quindi divengono individualizzati e anzi sono concepiti per modificare i comportamenti, no? E correggere i comportamenti in una direzione decisa, no? Da chi ha costruito quegli algoritmi e per finalità che non sono del tutto chiare, ma sicuramente non è benessere dei popoli. Quindi è proprio un sistema concepito sul contrario, no? Della massa del popolo. E quindi ecco, credo che sia proprio ormai lo spirito del tempo e la struttura di potere che sta creando per rappresentare i propri interessi e per così incarnarli nella realtà sociopolitica sia radicalmente diversa, no? E quindi non credo appunto che questi movimenti, seppur censurabili, abbiano le caratteristiche per rappresentare un pericolo collettivo o comunque un movimento esteso collettivamente tale da creare un pericolo autenticamente democratico. Non che non ci siano appunto pericoli e tentativi di limitazione democratica, questo anzi lo vediamo, e anche la riforma del premierato comunque desta delle preoccupazioni, ecco, quello sicuramente. Però ecco, non credo che questi pericoli verranno travestiti da fascismo, ma verranno travestiti da ideologie liberiste, liberali, e quindi diciamo a parole aperte, ma poi abbastanza insofferenti verso le lungaggini democratiche, i compromessi e le opinioni differenti. Assolutamente, assolutamente. Bene, signori, Sì, siamo giunti. Prego. sono perfettamente d'accordo. Voglio ricordare una cosa che nota, che fra l'altro ho richiamato anche nel penultimo pezzo che ho scritto per il blog, cioè chi disse le elezioni non contano fu Schäuble quando si trattava in Grecia di firmare, di accettare il terzo memorandum capestro. Cioè, no, no, non l'ha detto le elezioni non contano, non l'ha detto Giuliano Castellino, no, no, non l'ha detto nemmeno Ignazio La Russa, l'ha detto Scholz, vabbè, poveretto, qualche
settimana fa, però quindi un personaggio rappresentativo delle istituzioni, sicuramente uno che si definiva un liberale, però ha osato dire le elezioni non contano, riprendendo un tema che fra l'altro c'era anche in un documento che era circolato dalla Goldman Sachs, per cui immaginatevi se la stessa frase l'avesse detta Giorgetti, no? Che è più o meno l'equivalente di quello che era Schäuble allora, che cosa sarebbe successo? Certo, quindi, la strumentalizzazione, sono perfettamente, sì. Sono perfettamente d'accordo, il rischio, il pericolo sta lì, penso di interpretare e di sintetizzare, il pericolo non sono quelli che portano la camicia nera, il pericolo sono quelli che sono in giacca e cravatta. Esatto, esatto. E che si trovano presso la Banca d'Italia per parlare con i più importanti imprenditori europei. Vabbè, chi vuol capire. Benissimo, benissimo, mi è piaciuta questa fine puntata. Un saluto al professor Luca Lanzalaco. Saluti e un saluto all'avvocato Umberto Del Noce. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.